Cari telespettatori, vi voglio presentare la puntata di questa sera delle interviste di qualità, una puntata molto importante perché parla degli Stati Uniti, dove il 5 novembre si voterà per l'elezione del presidente e anche per una parte del Senato e una parte della Camera. L'occasione è il Festival della Bellezza, questo bellissimo festival dove vengono presentati libri, è un festival che peraltro si tiene a Viterbo ed è veramente di altissimo livello e che è curato e inventato dalla Galeotti Editore, che è stata creata da Carlo Galeotti, che è un ottimo giornalista, direttore di Tuscia Web e appunto un ottimo editore. Ci sono stati bellissimi personaggi come Augias, Carlo Cottarelli, Marianna Aprile e così via in questo festival. E siccome collaboriamo con il Abbiamo festival, voluto. ho voluto far vedere anche in TV alcuni pezzi di queste interviste che in un'occasione c'ero anch'io proprio a intervistare Carlo Cottarelli e l'abbiamo già mandata. In altre c'erano altre persone, sempre presente però Carlo Galeotti in tutte le occasioni, e io ho deciso di farvi vedere questa, per la prima parte dell'intervista, con doverosi tagli perché l'intervista era molto più lunga, di Alan Friedman, questo famoso importante giornalista, credo non ci sia in persona importante al mondo che lui non abbia intervistato, che ha presentato il libro La fine dell'impero americano, edito dalla nave di Teseo. Una visione pessimista quella di Friedman, il quale afferma nella sostanza che vinca Harris o vinca Trump nelle elezioni del 5 novembre, l'America ormai è destinata a un inesorabile declino di cui già si trova. E perché? Perché è un paese spaccato in due, dove ormai sembra che abbia perso la testa, dice, è la fine di una civiltà. Io devo dire subito che non la penso come Alan Friedman, con tutto il rispetto per questo grande giornalista e saggista, scritto libri bellissimi, compreso questo, perché comunque ha intuizioni molto importanti, ma la penso più come Federico Rampini, che sul Corriere della Sera, notando che si avvicinano queste elezioni definite epocali, anche se ricordate che tutte le elezioni americane ogni volta vengono definite epocali, però il mercato azionario segna calma piatta e ancora di più importante segna la calma piatta il mercato obbligazionario, quindi i titoli di Stato e le obbligazioni delle imprese. Come se fosse indifferente tutto sommato i mercati azionari e obbligazionari, quindi fatto dalla domanda e l'offerta di migliaia, decine di migliaia, milioni di acquirenti e di venditori, perché il mercato americano è quello più internazionalizzato, come se alla fine non avessero timore di un cambio istituzionale e non vedono così epocali queste elezioni. D'altronde, vedere l'America in declino ci vuole veramente però parecchio. Io vorrei solo ricordare che se avevate investito 10.000 dollari nel 2000 nella borsa americana, oggi il vostro guadagno netto al netto delle tasse, quello che dice Rampini, sarebbe di 17.000 dollari, 170%. Se l'aveste investita invece nelle borse mondiali, una media delle borse mondiali che pure sono andate bene, il vostro guadagno reale al netto delle tasse sarebbe il 60%, quindi 6.000 dollari contro 17.000. Non solo, ma nel 1990 il PIL degli Stati Uniti era il 40% del PIL dei G7, oggi è il 50%, per non parlare della crescita che dal 2020 quella americana è tripla rispetto a quella degli altri paesi occidentali, compresa quella cinese, che se si va a vedere poi il rapporto America-Cina a livello di PIL pro capite, vedete che la Cina è in forte arretramento rispetto all'America. Ora, se tutto questo parla del declino di un paese, a me sembra veramente difficile. Buona visione. Intanto io farei ancora un applauso a Friedman.
teniamo conto che siamo di fronte a uno dei più grandi giornalisti al mondo, che ha spaziato con interviste a tutto campo. La prossima intervista mi ha detto Johnny Depp, giusto? Per cui è questo il livello, diciamo, della serata. Io dico due parole sul festival. Il festival quest'anno è stato dedicato alla parità di genere, ne parleremo anche con Friedman, e abbiamo dedicato e abbiamo scelto come simbolo del festival Marlene Dietrich, che è una donna di grandezza straordinaria, almeno da due punti di vista. Uno per il suo impegno antinazista. Marlene Dietrich esce dalla Germania nel 1929 perché intuisce che Hitler prenderà il potere e va negli Stati Uniti e viene assunta dalla Paramount. E poi la cosa più interessante è che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale come attrice, nel senso che era al seguito delle truppe americane. E gli Stati Uniti gli hanno dato la Medal of Freedom e i francesi la Legion d'Onore. In entrambi i casi per la sua difesa della libertà e della democrazia. Donna straordinaria da tutti i punti di vista, bisessuale, per cui in quei tempi era anche una cosa complessa, credo, manifestare questa cosa qui. Oggi sarebbe un simbolo del movimento LGBT, ma un simbolo gigantesco da tutti i punti di vista, sia come attrice, sia come cantante, sia come intellettuale, perché è stata anche un'intellettuale, ha scritto delle cose molto interessanti. Io inizierei a questo punto con Massimo Pistilli, che iniziamo questa intervista, ripeto, siamo di fronte a uno dei 3-4 giornalisti più grandi del mondo. Lasciamelo dire questa cosa. Andate a vedere la biografia e capite chi è Friedman. Allora, alla Friedman, giornalista, abbiamo detto che ha intervistato un po' tutti, diciamo, è stato biografo anche di Berlusconi qua in Italia, insomma, Non Donald ti è fatto Trump. manca Ha niente. scritto questo libro, che è davvero un bel libro, un libro di storia, prima, di una storia molto particolare che nelle prime pagine inquadra, diciamo, una parte importante della storia americana, e poi un libro sul presente. Il tema di questo libro, per l'auditorium, è che l'egemonia americana, l'America ci ha esercitato indubbiamente negli ultimi, diciamo dal dopoguerra, diciamo dagli anni 30, un'egemonia mondiale, che Friedman chiama impero accidentale, un impero, diciamo suo malgrado, è entrata in una fase di crisi, di declino, che poi ci dirà, non è nemmeno molto ottimista Friedman su questo tema. E insieme all'impero americano è entrata in crisi l'ideologia che lo ha accompagnato, che forse è ancora più importante, cioè le democrazie liberali, il sistema delle democrazie liberali. Allora, la prima domanda è questa. Questa crisi, questo declino è qualcosa di irreversibile, si può fermare? Poi parliamo anche dell'attualità. Arriveremo poi dopo anche a chi vincerà, Allen, Trump o Harris, Penso spero. di sì, facciamo come Quella ce la teniamo Dictman, in fondo facciamo una perché. predizione, una forecast poi. Allora, questo libro, buonasera a tutti, questo libro è stato un libro un po' doloroso per me di scrivere perché amo il mio paese, sono americano, e scrivere un libro così critico sulla gestione della politica estamericana e sulla gestione dell'impero americano, dando la colpa a diversi presidenti, sia repubblicani sia democratici. Non sono partigiano in questo libro, sono critico di entrambi i partiti. È difficile. Nella versione inglese il titolo è ancora più severo del titolo italiano, che è la fine dell'impero americano. Nella versione inglese è la fine dell'America. Allora, questo non è una provocazione mirata a stimolare qualcuno a dire: ma come la fine? Voi americani siete fantastici, resilienti, avete tutta questa energia, grande economia. Questo è un libro, per certi versi, di controstoria, nel senso che la prima metà veramente racconta come questo potere americano è cresciuto negli ultimi 2 secoli, e tocco alcuni argomenti che normalmente non si discute, almeno in America, cioè come nell'Ottocento l'espansione degli Stati Uniti
da est a ovest, in cui abbiamo occupato attraverso guerra, invasione, occupazione, tutto fino alla costa pacifico di California, è stato nutrito e spinto da una forza d'opera di lavoro gratuito, cioè schiavitù. 20% degli americani nell'Ottocento, oggi è 15%, ma 20% dei lavoratori che hanno fatto il lavoro che ha creato America. Fino al 1861, no? Sì, ma dopo 1861, quando Lincoln ha liberato gli schiavi, abbiamo avuto altri 50 anni di de facto segregazione, certo. Anzi 100 anni. Era soltanto dopo la morte di Kennedy, nel 65 abbiamo deciso di trattare con i diritti civili. John F. Kennedy non voleva spendersi per creare più equità sociale per gli afroamericani, perché John F. Kennedy ha fatto il calcolo che avrebbe perso voti. Ma a parte di questo, la schiavitù è purtroppo è pesante parola che è abusato molto adesso quando si parla del Medio Oriente. C'è stato un genocidio americano dal 700 al 900 in cui milioni di indiani sono stati uccisi, il loro terreno portato via, e noi lo chiamavamo destino manifesto, manifest destiny. Il nostro destino era di essere cristiani, di essere democratici e di insegnare a queste persone selvatici, come Thomas Jefferson ha scritto nel 1804, bisogna esterminare questi selvaggi, bisogna rimuoverli dal nostro terreno e metterli nelle riserve. Allora, questa brutta storia americana non è descritta molto, perché la storia generalmente è scritta da uomini bianchi che non parlano tanto delle donne della nostra storia, non parlano tanto degli afroamericani. Ma saltiamo questa prima parte e arriviamo all'unico momento in America, a fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando era politicamente popolare parlare di imperialismo, perché all'epoca c'era un Teddy Roosevelt che voleva fare guerra in Cuba contro la Spagna, voleva prendere le Filippine, voleva prendere Hawaii. C'erano una serie di azioni coloniali da parte degli Stati Uniti, perché all'epoca l'argomento era: nostra economia ha bisogno di nuovi mercati. Qui siamo nel 1898, ma immaginate quanto vero rimane oggi. Cioè, con la maschera, anche a 50% sincero e 50% una bugia, noi americani abbiamo sempre detto, e Roosevelt l'ha detto mentre stava cambiando il regime in America Latina, noi americani dobbiamo essere il poliziotto a rendere il mondo sicuro per la democrazia. Questa è stata la nostra linea. Questo è un libro che vi fa capire, se volete capire, che dietro le quinte, dietro l'immagine della bontà, e noi siamo stati un paese che ha fatto almeno due atti molto importanti, nella prima e la seconda guerra mondiale abbiamo salvato l'Europa, e questo è indiscutibile. Dopodiché, quando si arriva a metà libro, non voglio fare un spoiler e dire tutto, ma almeno un po' di idea di questo libro l'avrete, si arriva proprio a Roosevelt muore, il suo successore è un presidente che si chiama Harry Franklin Roosevelt, muore nel 45, la guerra sta finendo, e Harry Truman fa scattare due bombe nucleari contro i giapponesi. Erano necessario? Io non sono convinto. E poi c'è tutta questa idea, fissazione, che i sovietici stanno per mangiare i nostri bambini, che era non vero così, ma che
i russi all'epoca, Stalin e gli altri, stavano giocando in Turchia, giocando in Iran, cercando di creare sfere di influenza, sì. E Roosevelt è stato un po' dilettante, ha fatto le più famose riunioni della Seconda Guerra Mondiale a Potsdam, a Yalta, in cui Winston Churchill e Stalin, vecchi furbi, vecchi volpe, hanno preso questo presidente americano aristocratico, milionario, un po' distratto, un po' egoistico, e hanno detto, noi prendiamo Est Europa, tu fai questo, e hanno così creato il problema per il fatto che Roosevelt non ha potuto obiettare, è stato, diciamo, inadeguato, e il risultato è stato questa divisione in Europa che conosciamo come NATO e il Patto Varsavia. E io dico in questo libro che una parte era veramente aggressione russa, ma l'altra parte era questa ossessione americana dell'effetto del domino, che se cade un paese come Vietnam in sud-est asiatico e diventa comunista, allora tutto il mondo diventerà comunista, o la guerra segreta di Henry Kissinger contro i Cambogi, dove milioni di persone sono morti negli anni 70. Il libro, negli ultimi 5 capitoli, ci porta a capire anche come molto recentemente, nella nostra memoria di chi è più giovane qui, abbiamo fatto gli errori chiassosi. Elenco 3 o 4. Il libro spiega come negli anni 90 Bill Clinton ha fatto cheerleader per la globalizzazione, ha fatto deregulation di tutto, ha creato la crisi dei derivati, che poi ha fatto la crisi del 2008, proprio lasciando le banche di Wall Street libero a fare qualunque cosa. Clinton, un democratico, cercava di imitare e copiare i repubblicani di una volta. Noi siamo i repubblicani di Eisenhower contro i repubblicani di... Esatto, esatto. E Clinton quindi crea questo. Poi arriva George W. Bush, che oggi, nel 2024, sembra un statista sagace paragonato con Donald Trump. Come Silvio Berlusconi a qualcuno sembra un statista paragonato con... Ma non facciamo... Voteranno Harris la famiglia Trump, no? La famiglia Bush. La famiglia Bush voterà Harris. Il vicepresidente di Bush, Dick Cheney, voterà Harris. Ma arriviamo fra un attimo. Assolutamente. Okay, lasciami almeno chiarire 2 o 3 altre cose. Il libro spiega il vero costo e dietro le quinte cosa è successo con queste 2 guerre costose e inutili di America contro Iraq e Afghanistan. E ci porta da quelle guerre di Bush alla malgestione, l'incompetente gestione di Barack Obama della primavera araba e di Libia. Cioè noi americani, i miei colleghi, i miei amici che scrivono per il New York Times e il Washington Post e scrivono i loro bestseller, non dicono queste cose perché è considerato forse non patriottico essere così critico nei confronti del tuo paese. La mia filosofia è che solo una vera patriota può criticare il suo paese. Cioè è un atto di coraggio, ma un atto di onestà intellettuale. Vabbè. Dopo Obama abbiamo ovviamente Trump, e non devo raccontarvi come Trump ha dichiarato guerra commerciale contro l'Europa, contro la NATO, come è diventato succubo e pupazzo di Vladimir Putin. Non devo raccontarvi Trump. Credo che tutto il mondo conosce Trump oramai, però ha veramente accelerato il declino del potere americano, che già dall'11 settembre era in declino, perché non è una cosa di ieri, e Trump non è la causa del declino americano, è meramente una manifestazione, un sintomo, come il pus che viene fuori da una brufola. Scusa per l'espressione, ma questo è Donald Trump per me, il pus che viene fuori dalla brufola. Perché... Come è stato possibile, però, quest'uomo che ha precedenti penali, come è riuscito a avere la fiducia del popolo americano? Si scriveva, credo Will Rogers ha detto una volta, o forse Lincoln anche, si può ingannare un po' di gente per un po' di tempo, ma non tutti per sempre.
Trump, si è, tempo è riuscito. Trump in modo peronista, populista, si è presentato nel 2016 come quello che avrebbe salvato America, no? E aveva Hillary Clinton come candidato contro di lui, una persona antipatica, simbolo del potere della macchina, una specie di Goffredo Bettini o Enrico, cioè non voglio fare i nomi, ma diciamo qualcuno dietro le quinte che controllava tutto, faceva, no? E nel 2020, quando Biden è stato candidato, Obama non ha mai amato Biden, né come vicepresidente né oggi, e non voleva neanche Biden come candidato, e non voleva neanche Kamala Harris. La famiglia Obama, nella mafia politica del potere dei democratici a Washington, interagisce con Nancy Pelosi, nostra ex presidente della Camera, e fanno il bel e cattivo tempo. Hanno deciso, dopo il dibattito di giugno, che Biden doveva andare. Quando Biden non si è ritirato, l'hanno fatto fuori con una serie di fughe di notizia, e è stata un'operazione molto brutale politicamente, probabilmente necessario, nel senso che era quasi chiaro che Biden avrebbe perso. Ma io ricordo già a luglio, prima che è successo, di aver scritto sulla stampa e anche all'estero che non era chiaro che Kamala Harris sarebbe stato più capace di Biden di vincere. Oggi come la vedi però? Allora, oggi direi che temo che c'è più rischio che vince Trump che vince Harris, ma per un filo di rasoio percentuale di meno di un punto percentuale. Allora, qui devo spiegare il perché dico questo. Anche per il meccanismo delle elezioni americane. Allora, non so se tutti qui sanno che noi abbiamo un voto popolare, come voi, dove vostra affluenza alle urne è 65%, 70% mediamente, il nostro è 55% mediamente, 60%. Quindi meno americani votano. Ma si può vincere il voto popolare, cioè avere più voti, circa 160 milioni americani su una popolazione di 340 milioni votano, quindi circa la metà, un poco più della metà. E si può avere più numeri, e spesso è successo negli ultimi anni. Sì, Clinton aveva molto più voti, ma non è la prima volta. E Gore, ma invece vince l'altro. Come mai? Perché a fine Settecento c'era la creazione di un collegio elettorale. L'idea era: prendiamo per ogni membro del Congresso 100 senatori, 435 deputati, non c'erano all'epoca ma ci sono oggi, prendiamo questi 535 senatori e deputati e immaginiamo che per ognuno, che è basato proporzionalmente la Camera, mentre il Senato è 2 per Stato, per 50 Stati, calcoliamo un collegio elettorale in cui per vincere, chi vince in uno Stato, New York, California, prende tutti i voti di quel Stato. Allora, significa che in California, che è sempre democratico, Kamala Harris può vincere con 10 milioni più voti di Trump, ma non cambia il fatto che prende gli stessi 45 voti dello Stato di California. Mentre questo collegio elettorale fu disegnato da governatori del sud che volevano tenere la schiavitù, e pensavo che tenendo il collegio elettorale non si permetteva al popolo di esprimersi, ma sarebbe una cosa semi aristocratico a livello sopra la testa della gente. E noi americani abbiamo ancora questo sistema che è molto poco giusto, ma funziona così. Quindi su 50 stati ci sono 43 stati dove io potrei dirvi già ora quel stato vota Dem, quel stato vota Repubblicano. Poi ci sono 7 stati che sono sul filo di rasoio. Prendiamo il caso di Georgia. Nell'ultima elezione
5 milioni di persone hanno votato nello stato di Georgia. Biden ha vinto per 11.871 voti su 5 milioni, quindi era 2,5 milioni a testa, con 11.000 di più per Biden. Quando Donald Trump ha telefonato, la registrazione è stata pubblicata più volte e fa parte del suo eventuale processo per aver interferito illegalmente nel processo cercando di influenzare la commissione elettorale, lui ha chiamato e ha detto: senti, ho bisogno di 11.871 altri voti e siamo amici, tutto a posto. Ovviamente questo è in flagrante, ma le cose in flagrante in America non importano più, perché l'America è divisa in due. Questi sette stati, Michigan, ci sono tanti musulmani americani lì, e sono stufi di Biden, che non ha controllato Netanyahu, non ha fatto nulla per ridurre la brutalità in Gaza. E loro non è che vanno a votare per Trump. Sono persone che votano quasi sempre per i Dems, ma non vanno a votare. E come vince Trump in Michigan potenzialmente? Che questi non vanno a votare. La questione di aborto, Trump va in giro dicendo, fra le sue falsità stravaganti, non soltanto che in Ohio gli immigranti mangiano gatti e cane, come ha detto il dibattito, ma lui va in giro anche dicendo che, vabbè, lasciamo stare le cose che dice, dice le sciocchezze incredibili. Ma America è un paese spaccato in due. Posso parlare di questo, ma poi vorrei tornare un attimo dopo al nuovo disordine mondiale che ci aspetta, certo, perché è la seconda parte del libro, ma parliamo di Harris e Kamala, perché lo discuto in un capitolo mio che si chiama Gli Stati Uniti di amnesia. Esatto. E amnesia, perché noi americani siamo, come anche voi, condannati a fare gli stessi errori del passato, perché nessuno impara dalla storia, nessuno studia la storia. Il libro dice più volte che stiamo vivendo oggi in una versione del XXI secolo degli anni 30. Ma arriviamo alla fine fra un attimo. La mia moglie mi dice che il finale del mio libro tende a indurre il suicidio collettivo. Suicidio no, ma insomma è molto preoccupante. L'ex capo dei servizi segreti, Gian Piero Massolo, che ha fatto una recensione del libro, ha scritto: agghiacciante ma tutto vero. Vabbè. Ha anche scritto che si legge come un romanzo, quindi è un libro facile, non è tecnico, non è accademico. Noi siamo spaccati in due, e se tu non vivi in America o frequenti America non puoi capire com'è, nel senso che una volta era un paese unito, abbiamo avuto una sempre destra e sinistra, ma ora c'è odio, e Trump ha fatto una purga in cui ha fatto fuori tutti i moderati del Partito Repubblicano, che nel passato erano più o meno come Forza Italia qui, cioè liberale, liberisti, ma con una coscienza sociale per le scuole e ospedale, cioè centrodestra. Oggi il Partito Repubblicano è guidato dalla nuora di Trump, è una macchina di soldi per pagare gli avvocati di Trump, è un partito in cui tutti i moderati sono stati fatti fuori, e io ho un amico che fa senatore adesso da uno stato repubblicano, è un uomo moderato, molto ragionevole, non è estremista, e lui mi ha detto l'altro giorno: io non riuscirei a sopravvivere nel Senato se criticassi Donald Trump, mi farebbe fuori in due minuti. Il meccanismo per far fuori qualcuno del partito è di fare un primario in cui Trump fa l'endorsement del suo uomo o donna contro
uno giudicato troppo moderato. E questo è stato utilizzato. Quindi abbiamo un base di Trump di forse 40 o 50 milioni dell'elettorato, che è tante persone, che veramente crede nelle teorie di complottismo, cioè è vicino a QAnon, piace il suprematismo bianco, piace il razzismo, perché Trump ha tolto il cerotto dalla questione di razzismo in America e ha squinzigliato i razzisti, ha incoraggiato e aiazzato e continua a fare quelli bianchi che temono che ci saranno troppe persone di colore, perché in effetti in America fra meno di 5 o 6 anni noi saremo un paese 51% non bianco, soprattutto per immigrati ispanici. Ma questi per chi votano? Ecco, qui c'è un altro paradosso che fa molto paura. Trump sta conquistando una minoranza consistente di uomini afroamericani e ispanici. Questo, quando dico consistente, intendo 25-30% di loro, mentre nel passato afroamericani e ispanici votavano per 10-12%, per un repubblicano la stramaggioranza, 90% capivano. E quindi Trump sta, come Margaret Thatcher negli anni 80, che ha convinto una generazione di classe operaia in Inghilterra che la sinistra non era più in grado di garantire il welfare per la gente, ci voleva un miliardario, un imprenditore, un manageriale come Thatcher, e lei ha creato quello che in inglese si chiama working class Toryism, cioè che la classe operaia vota contro i suoi stessi interessi. Io, quando sono andato per il mio ultimo libro in un postaccio in Louisiana a intervistare una ragazza madre di 24 anni con la bambina lì, una pistola sul divano, e lavorava in Walmart per $7 all'ora, lordo, e portava a casa quindi l'equivalente di 4 euro all'ora. E era così povero che non poteva dare cibo al figlio di 6 mesi senza aiuti statali, ma lei ha detto: io voto Trump perché io ho il mio pistola qui, se viene un ladro lo uccido, chiamo la polizia, portano via il corpo, noi non vogliamo quelli neri o quelli ispanici che vengono qui a portare via quello che abbiamo noi, non vogliamo quei immigrati. E quindi è la guerra dei poveri. E Trump, in termini italiani, per farvi capire, è riuscito a convincere grande fetta del voto normalmente per i democratici che lui ha la soluzione, e ha convinto un'altra fetta dell'America che l'inflazione è colpa di Joe Biden. Noi qui sappiamo, perché paghiamo la benzina, sappiamo che quando c'è una guerra nell'Ucraina la benzina va su, o nel Medio Oriente. Sappiamo che l'energia, quando sale, crea nella paniera dei costi più inflazione. Sappiamo che quando c'è inflazione le banche centrali, come la BCE, devono alzare i tassi di interesse. Questo ci fa costare più per le nostre rate mutue. Capiamo più o meno questo. O forse non tutti lo sanno. Però è così. In America, siccome tanti, tanti, tanti americani non hanno gli strumenti o l'istruzione, il livello di analfabetismo in America è uguale all'Italia, che è sopra il 20%, che non è buono per un paese del G7 che 20% della popolazione non sa leggere e non legge e non vuole leggere. Oh, ma a questo punto viene da dire, anche per parlare un po' poi del disordine, questo è presente. Se dovesse vincere Trump... Il presente, dico solo un'ultima cosa. Sono famiglie americane che non parlano fra di loro, fratelli, cugini, che quando si vengono insieme per il nostro tacchino di Thanksgiving o Natale, perché mangiamo il tacchino 2 volte, non si parlano perché uno è trumpista e l'altro dice che è il zio rincoglionito con cui non si può ragionare. Mentre è una divisione forte, una divisione anche dentro, sì, le famiglie. C'è un'altra cosa che descrivo nel libro e poi prometto, benissimo. Per capire
l'America, devo dire due cose che possono scioccare qualcuno. Numero uno, ci sono grande parte del territorio degli Stati Uniti in questo momento, diciamo un terzo del paese, in posti come San Francisco e Michigan e Chicago, dove la coesione sociale, il tessuto della nostra società non sta tenendo. Non so se capite il concetto. Vuol dire che la violenza non è soltanto gli sparatoi di cui leggiamo sempre. E vi do un secondo dato che discuto nel libro. Nei sondaggi di quest'estate, quindi pochi mesi fa, uno su ogni quattro americani ha detto che la violenza è giustificata durante una campagna elettorale. E fra chi vota Trump, il livello di persone che approvavano di 6 gennaio l'insurrezione e che accettano la linea di Trump, che ha detto l'altro giorno, il 6 gennaio, che insurrezione, è stata una festa di amore, ha detto Trump. Ok, siamo qui. E loro ci credono, ci cascano. E 41% di chi vota per Trump approva della violenza nella politica. Allora, la violenza nella politica è oltre Orban, è oltre una situazione illiberale, perché una volta che hai una situazione violente è un politico come Trump che veramente vuole fare quello che dice, cioè usare il Ministero di Giustizia a mettere in galera i suoi rivali, roba che è lunatico, ma che potrebbe fare. La discussione fra me e i miei amici a Washington in questi giorni è: se Trump viene eletto, quale percentuale delle cose orrende che minaccia di fare farà? Quello l'avrei chiesto, infatti. E la risposta fra persone di grande esperienza con cui parlo è solo 60 o 70% delle cose che dice, non può fare tutto. Certo. Non va bene. Il nuovo disordine mondiale è la conseguenza all'estero dell'indebolimento dell'America, perché come l'impero romano, che nel suo declino molto lungo, perché l'impero americano in questo libro comincia per sbaglio nel 1845, perché siamo l'unico paese militarmente, economicamente e politicamente in piedi alla fine della seconda guerra mondiale. La gestione dell'impero americano è stata fra naif e ipocritico, scegliete voi diversi momenti, e incompetenti. Le divisioni e la spaccatura sociale e politica in America oggi accelera il declino. Gli incidenti come il disastro di Kabul, quando gli americani hanno lasciato Kabul nell'agosto 2021, oppure come ora, in questo momento in cui il Medio Oriente non è per niente sotto controllo, mostra che, come cito il capo della CIA in questo libro, William Burns, noi americani non siamo più in grado di plasmare il mondo, non siamo più in grado di fare il bello e cattivo tempo, ma quello che verrà dopo, a mio avviso, e come spiego in questo libro, non è un nuovo ordine mondiale dei BRICS, che fra l'altro si incontrano tutti insieme oggi, Putin, Xi, Lula, Modi di India, tutti in Kazakistan. No, questo è un gruppo di canaglie, e c'è un capitolo nel libro che spiega le affinità e amicizia e alleanza fra Trump e altri canaglie, da Bolsonaro a Erdogan a Putin a altri. E quindi noi rischiamo di non avere un mondo bipolare, perché sarà, come spiego nel libro, almeno 20 o 30 anni prima che la Cina arriva a una parità di potere militare, quello forse a metà secolo, fra 25 anni, la Cina supererà gli Stati Uniti come l'economia più grande del mondo fra 7-8 anni, statisticamente, non vuol dire così tanto, ma non è che ci sarà il mondo bipolare, perché Putin è un vassallo di Xi, e Putin e Xi vogliono destabilizzare e creare un mondo in cui non c'è più la democrazia liberale dell'ONU, del Fondo Monetario,
dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Loro stanno smantellando questo Trump, è il loro complice, è stato il loro complice, sarebbe il loro complice. Trump ha annunciato ieri che la prima cosa che farebbe se fosse eletto presidente sarebbe di porre fine a qualsiasi sanzione contro la Russia e porre fine alla guerra in Ucraina. Ovviamente. Ma se vince Kamala Harris cambia qualcosa o no? Oppure queste previsioni che fai tu sono comunque nelle cose? A un certo punto nel libro scrivo che vinca Harris o vinca Trump, chiunque sia il presidente, l'America rimarrà un paese fortemente diviso e questa distrazione continuerà ad accelerare il declino del potere americano. Con Kamala Harris tu garantisci che hai qualcuno che crede nella democrazia, ma a mio avviso potrebbe essere un presidente adeguato, non brillante, perché non è un grande statista. Kamala Harris è una persona carismatica, intelligente, ma è sicuramente, se vince Harris, ci sarà questo momento in cui tutti i giornali italiani diranno, nuova epoca, ma no. L'America rimarrà molto spaccato, Trump non accetterà il risultato, rischiamo più violenze fra qui a gennaio. E le tendenze in cui il mondo sta spricciolando in diverse alleanze trasversali, blocchi trasversali che prendono la globalizzazione e lo riplasmano come blocchi di commercio. Tutto questo processo in cui l'Arabia Saudita gioca l'Iran, gioca Turchia, gioca Lula, gioca Modi, gioca... nessuno vuole più avere un rapporto monogamo con Washington. È meglio essere disponibile a Putin, disponibile a Xi, e vedere cosa fanno gli americani. E questo è un cambiamento epocale per il mondo. Quindi la vera risposta è: io vedo un mondo non di disordine, ma senza ordine. Un periodo di 10 o 20 anni, un po' come gli anni 20 e anni 30, in cui ci sono più dittature, in cui ci sono più democrazia illiberale, in cui la destra estrema cerca e usa capi ispiratori per tutti i problemi economici, che siano persone di colore, immigranti, omosessuali, ebrei, banchieri, massoni, scegliete voi, perché populisti di destra estrema nella storia fanno così. Che Kamala Harris sarà presidente vuol dire che la nostra democrazia non sarà a rischio. E questo è non da poco. Non è banale. Non è banale. Ma questo libro non è sul risultato dell'elezione, questo è un libro che cerca di guardare indietro per guardare avanti nei prossimi decenni e capire che sta succedendo, perché avrà un impatto qui. Perché se l'America è disinteressato, è isolazionista di Trump, è amico di Putin, sarà interessante per il primo ministro attuale, che si è messo a appoggiare l'Ucraina contro Putin, se il nuovo presidente americano fosse Trump e chiamasse a Meloni per dire no, non appoggiamo più l'Ucraina. Credo che cambierebbe idea abbastanza velocemente, senza problemi lei, ma non ho detto questo.